Un saluto a tutti amici del web, sono DadoBux e benvenuti in questa nuova classifica. La top 10 delle trame dei videogiochi mi è stata richiesta più volte nei commenti sotto gli altri video e io per molto tempo l'ho rimandata. L'ho rimandata fondamentalmente per due motivazioni. La prima motivazione è che questa classifica sarà strettamente personale. Che cosa intendo dire? Che tipicamente nelle mie classifiche è vero, parlo dei miei gusti, ma affianco quel che sono i miei gusti all'importanza che, a mio parere, i videogiochi di cui parlo hanno ricoperto nella storia del mezzo videoludico. In questo caso invece c'è davvero poco da dire. I 10 titoli che ho scelto per questa classifica sono semplicemente le 10 storie dei videogiochi che mi sono piaciute di più. Punto. La seconda motivazione è che per fare un video di questo tipo mi è stato davvero difficile scrivere un testo. Ragazzi, vi rendete conto che è davvero difficile parlare delle trame dei videogiochi senza fare spoiler? Cioè, io in effetti come posso argomentare il perché una trama, secondo me, è davvero fatta bene, i punti di forza, se non posso scendere nei dettagli? Per questo motivo, piuttosto che scrivere un testo e parlare del nulla, ho preferito puntare più sulla mia espressività e fare il video in presa diretta per permettervi di cogliere le mie impressioni quando parlo di questi determinati videogiochi. Bene, quindi detto questo, sono finite le premesse, io direi di buttarci in questa classifica iniziando dalla numero 10. In decima posizione Fallout 2. Diciamo che in questa posizione poteva esserci anche il 3. Diciamo che sono stato discusso se metterci Fallout 2 o Fallout 3. Sono piaciuti entrambi come titoli e mi sono piaciute entrambe le trame. Diciamo che in alcuni punti ho trovato la trama di Fallout 3 con troppe citazioni a Fallout 2 e con alcuni punti, diciamo, un po' stereotipati. Per questa motivazione, tra i due titoli ho preferito scegliere Fallout 2. Fallout 2 che rappresenta, a mio parere, a mio modesto parere, una delle migliori trame dei videogiochi con scenario post-apocalittico. Anche solo per questa motivazione ho ritenuto opportuno inserirlo in questa classifica. In nona posizione, Braid. Ho fatto qualche tempo fa su Gima Network un walkthrough completo di Braid, che è un indie game favoloso, walkthrough completo nel quale vado anche praticamente a spiegare ogni singolo dettaglio della trama. Ecco, a chi è interessato a saperne di più e magari non ha intenzione di giocarci, il mio consiglio è di andare a vedere quei video. Per tutti gli altri il mio consiglio è chiaramente di giocarlo, perché oltre ad essere un bellissimo gioco, Braid ha anche una trama davvero favolosa. Una trama che, come posso farvi capire quanto è bella senza darvi dei dettagli? Diciamo che Braid è un gioco basato sul controllo del tempo. E il controllo del tempo è una caratteristica che interviene anche nella trama. Già solo questo vi fa capire che c'è qualcosa di nuovo, di innovativo nel gioco, che anche nella trama, che vale la pena di andare a scoprire. In ottava posizione, The Witcher 2. Diciamo che entrambi i The Witcher hanno delle gran belle storie, però personalmente ho preferito di gran lunga la storia di The Witcher 2. Ma perché? Perché la trama di The Witcher 2 è una trama molto matura, che parla di argomenti seri e interessanti come possono essere la corruzione, la discriminazione, la prostituzione, la guerra, il tradimento. Ecco, grandi temi toccati davvero bene, con serietà, con grande professionalità e messi in una storia coerente. Ecco, per questa motivazione io reputo la trama di The Witcher 2 un ottimo esempio di come si può sfruttare per bene il media videoludico per raccontare una storia in una maniera diversa da come viene raccontata nei film. Quindi in maniera non lineare, permettendo di scoprirla per bene, di toccare con mano dei temi che sono molto molto importanti. In settima posizione, Planescape Torment, che è uno dei giochi di ruolo più belli di sempre, probabilmente, per alcuni addirittura il migliore. Planescape Torment, ma perché ho scelto Planescape Torment tra i tanti giochi di ruolo? Perché è uno dei pochi giochi in cui la lore praticamente diventa trama. Giochi come Mass Effect e Dark Souls o Baldur's Gate, per dirne alcune, sono dei videogiochi in cui c'è tanta lore, ma non sono presenti in questa classifica perché la classifica è basata sulla trama. Ecco, Planescape Torment è un gioco che trasforma la lore in trama.
Quindi praticamente ad ogni run del gioco si scoprono delle cose nuove che nella precedente run non si erano scoperte. Ecco, secondo me già solo per questo motivo Planescape Torment merita di avere un riconoscimento e merita di stare in questa classifica. In sesta posizione abbiamo Heavy Rain. Ragazzi, i videogiochi della Quantic Dreams io ce li ho tutti e tre, quindi Fahrenheit Beyond Heavy Rain, eccoli qua. Io tutti e tre ci ho tenuto ad averli scatolati, insomma, sono dei videogiochi che mi piacciono davvero tantissimo. Li ho apprezzati tutti, fin da Fahrenheit, ho apprezzato tantissimo poi Heavy Rain e anche l'ultimo Beyond. Ma perché scegliere Heavy Rain? Beh, innanzitutto perché è quello con la trama più verosimile. Beyond e Fahrenheit sono dei videogiochi che sono basati in realtà sul surreale e in alcuni punti diciamo che sono così surreali che, insomma, a me sono piaciuti molto, ma sono così surreali che quasi, non lo so, li ho trovati un po' stucchevoli. Invece Heavy Rain è molto verosimile come la trama, anche e soprattutto perché è un giallo ed è probabilmente uno dei migliori gialli a cui ho avuto la possibilità di giocare nel mondo dei videogiochi. In quinta posizione, The Walking Dead. Io credo che la prima stagione sia qualcosa di formidabile. The Walking Dead è come Heavy Rain, praticamente è tutto trama. E il videogioco ci porta, in alcuni punti, a prendere delle decisioni morali che avranno conseguenza nel gioco. E lo fa in una maniera così elegante, così innovativa, che è quasi spiazzante per come è semplice la formula di concetto di gioco, però ha davvero quel che di finale interattivo che Heavy Rain non ha. Un passo in più rispetto a Heavy Rain, secondo me, sia come videogioco, sia come storia. È una gran bella storia, si tratta sempre di zombie, trattate in maniera, anche in questo caso, magari un po' stereotipata, però riesce ad offrire delle emozioni che non sempre nei videogiochi riusciamo ad avere. In quarta posizione abbiamo Bioshock Infinite. Oh, finalmente parlo di Bioshock Infinite, un videogioco che ho trattato davvero poco sul mio canale, perché devo ammettere che la formula di gioco di Bioshock Infinite non mi è piaciuta affatto. Non mi è piaciuta perché l'ho trovato un gioco abbastanza ordinario come gameplay, abbastanza ripetitivo, insomma, un bel gioco che ci giochi un po', ma non all'altezza di questa nomea di capolavoro che ha intorno a sé. Ciò nonostante, Bioshock Infinite ha la più bella trama di sparatutto che io abbia mai visto, mai giocato. Addirittura, dato che poi mi è seccato finirlo come gameplay, è stato uno dei pochi giochi che poi sono andato a vedermi su YouTube come andava a finire, perché la storia è favolosa. Come parlare della trama di Bioshock Infinite senza spoilerarvi? Beh, innanzitutto c'è la storia di alcuni personaggi che hanno, come dire, dei passati nascosti, e quindi in base a questo ci sono degli equivoci che si creano durante il gioco, dei dubbi che poi vengono risolti svelando i passati di queste persone. Non so se mi riesco a spiegare, non so se mi sono riuscito a spiegare, è qualcosa di abbastanza intricato. Bioshock Infinite ha una trama complessa ma non complicata. Sembra un po' una cavolata, però pensateci, è importante avere qualcosa di complesso, cioè affascinante, però non complicata, cioè alla fine la trama si capisce, quindi davvero un applauso. Ora non posso fare cioè il microfono, un applauso agli sviluppatori che hanno fatto una trama davvero tra le più belle, tra quelle degli sparatutto che io abbia mai visto. In terza posizione, sul gradino più basso del podio, abbiamo Grim Fandango. Grim Fandango, praticamente io ne parlo in tutte le salse di questo videogioco ed è curioso di come Grim Fandango sia sempre molto in alto nelle mie classifiche, ma non occupi mai la prima posizione. Grim Fandango è una storia bellissima dal mio punto di vista, innanzitutto dal punto di vista umano, perché racconta le emozioni e la rivalsa personale di questo protagonista, Manuel Calavera. Inoltre, questa storia è affiancata da una storia di mafia, di crimine e corruzione.
un qualcosa che colpisce realmente. Se io dovessi descrivere con una parola la trama di Grim Fandango, direi affascinante, toccante, commovente, immortale. Immortale, Grim Fandango è un videogioco immortale ed è un videogioco che va giocato, la migliore avventura grafica della LucasArts probabilmente tra quelle che ha fatto in 3D e nonché una delle prime, quindi questo è curioso. Come dico altrove, Grim Fandango ha rappresentato la nascita e la morte delle avventure grafiche in 3D, questo. Quindi oltre ad essere questo grandissimo gioco, questi personaggi ottimamente caratterizzati, le ambientazioni, le musiche, gli enigmi, eccetera, ha anche una gran bella trama, con dei tocchi filosofici in alcuni punti che sono davvero pregevolissimi, che lo elevano a capolavoro senza tempo. In seconda posizione, The Last of Us, esclusiva PS3 anche in questo caso. Mi dispiace parlare dell'esclusiva perché ci sono parecchi che non se l'hanno potuto giocare, non per loro colpa, però The Last of Us è davvero una di quelle esclusive PS3 che lasciano a bocca aperta. Io ve l'avevo detto all'inizio che era una classifica personale, ok? E The Last of Us è fortemente criticato per la trama, perché è lineare, perché è scontata, perché è troppo semplice, insomma sono tutte critiche vere. Ma allora perché? Se ha una trama scontata, stereotipata, The Last of Us, secondo il mio punto di vista, è così in alto in questa classifica. Perché è raccontata bene. Vi farò un esempio, prendetelo molto con le pinze questo esempio, un esempio con il cinema. Perché si guarda un film come La vita è bella? Non per la trama in sé per sé, che è molto semplice, ma per la narrazione, cioè come è narrata questa trama. Ecco, proprio in questo caso si applica alla perfezione. Questa è una classifica non delle trame in generale, ma delle storie, quindi trama e narrazione insieme. Ecco, la trama di The Last of Us è in effetti semplice, attenzione, non banale, semplice, perché è semplice, ma è narrata allo stato dell'arte. Credo che abbia delle parti talmente commoventi, talmente toccanti, che non si può non essere colpiti da The Last of Us, e rimane nel cuore per sempre, e ci si affeziona ai personaggi in una maniera che, e non è solo caratterizzazione dei personaggi, ci si affeziona proprio alle loro storie, e si è curiosi di sapere come prosegue la storia. Quindi credo che sia un esempio bellissimo di grande, altissima recitazione in un videogioco. Davvero, se esistesse l'Oscar per la recitazione in un videogioco, Joel ed Ellie potrebbero competere per l'Oscar di categoria, insomma. Bene ragazzi, questo è tutto. Siamo arrivati in vetta, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi invito a lasciare un like ed un commento qua sotto, nel quale mi dite cosa ne pensate di questa classifica, quali sono le prossime classifiche che vi piacerebbe vedere su questo canale. Non vi preoccupate, dalla prossima ritorneremo al format normale, perché chiaramente avrò la possibilità di scrivere un testo nel quale argomentare in maniera più professionale, magari, gli altri giochi, i prossimi giochi. E quindi vi lascio alla posizione numero 1. Una posizione numero 1 che c'è poco da dire. È la trama che mi è piaciuta di più nei videogiochi, quindi un connubio di storia e narrazione che mi è piaciuta di più, quindi c'è poco da argomentare. Io vi lascio quindi ad un montage del primo gioco e niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie all'attenzione, ciao!